Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Vi stavo parlando della copertina di questo giornale, poi ci siamo fermati, direi di proseguire. Vi mostro, questo è un altro settore dove noi abbiamo lavorato un po', soprattutto agli inizi, è quello dell'editoria per bambini. Questa è la copertina di un libro, una raccolta di poesie uscita in francese. Anche qua il lavoro è sempre più accattivante, è sempre più divertente perché cambia completamente chi deve fruire queste illustrazioni. Qui si parla con i bambini, quindi è un mondo ancora forse più complesso, però sicuramente è uno dei più interessanti. Per chi disegna, oltre a questo libro qui, noi abbiamo fatto anche una raccolta, un racconto di Rodari per Einaudi, un libro con Zoo Libri, e alcune cose all'inizio congiunti, poi alcune apparizioni sparse su riviste per ragazzi, soprattutto in Francia, dove c'è un mercato parecchio più florido per il settore bambini. Qua giù ci stiamo perdendo una grossa fetta che sarà quella che in futuro sì, dovrà affrontare il mondo senza disegnini e non lo so come. Noi siamo stati fortunati perché hanno maledetto tantissimo. Quando eravamo ragazzi, la cultura che ci stavamo facendo a forza di Bim Bum Bam, cartoni giapponesi, però invece forse per molti è stata, perlomeno per i lavori diciamo creativi, è stata la propulsione per fare poi, per avvicinarsi al disegno, al fumetto, e tante altre cose. Prima di noi c'era stato Carosello e tutta la scuola dell'animazione gigantesca che era di un'importanza immane per questo lavoro. Si è perso tutto nel niente, non si è perso nel niente, ma si è perso però. Fatto sta che nessuno ha fatto più queste cose perché non c'è più richiesta nel mercato, si è abbandonato completamente, si è dato più spazio ad altro. C'è stata questa cosa dei cartoni animati giapponesi e un certo tipo di fumetti. Anch'io nell'infanzia comunque Giornalino, Topolino, queste cose. Adesso si è virato tutto completamente su altri supporti che speriamo che presto diventino anche sede per il disegno. Comunque si continui a lavorare anche sulla fantasia piuttosto che sull'interazione per forza. O forse magari mi sto sbagliando e quello sarà giusto che sia così e porterà da altre parti. Non mi sono padre anch'io e non mi sento per ora di dire di demonizzare il telefonino o il tablet, perché tanto sono supporti. Tanto alla mia epoca demonizzavano la televisione, però boh, non mi sento di essere così stato segnato completamente in modo irreparabile dalle tante ore di televisione che ho visto. Dipende, forse dipende anche un po' dalla persona e da quello che c'è oltre la televisione. Bene, passando avanti, un altro territorio che ci piace affrontare spesso è quello di fare mostre. Allora lì dimostrare alle persone, non c'è più bisogno di tutti i filtri che dicevamo prima, ovvero fotografia, schermi, illuminazioni, cose. No, il nostro pezzo, noi facciamo la nostra casa di carta perché qualcuno la fruisca per quello che è, semplicemente. Per il modellino, il quadro fatto di carta. Questa qui era una delle prime mostre che abbiamo fatto. Ci siamo lanciati nel costruire tutto completamente di carta, cornici, quadri, tutto. Era una mostra sul jazz, erano un po' di ritratti su jazzisti famosi. Era un festival del jazz dove avevamo disegnato il manifesto di quel festival a Vignola, in provincia di Modena. Ci siamo sentiti veramente liberi di interpretare questi personaggi, che era come se fossero così appassionati di musica che il loro corpo si era trasformato nello strumento, avevano cambiato la loro fisionomia per la musica.
Charlie Parker, Django Reinhardt, ci sono un po' di tutti i personaggi, avevamo fatto una serie di una ventina di ritratti. La mostra era in una piccola libreria, però fu una bella soddisfazione, una delle prime soddisfazioni venuta dalle mostre, ma non tanto per il risultato anche del riscontro del pubblico, ma soprattutto perlomeno per quel che ci riguarda, per la libertà con cui puoi lavorare, perché diciamo, ti scegli un racconto e te lo fai, te lo porti in fondo, la responsabilità è tua dall'inizio alla fine di quello che dirai in questo racconto. Non ci sono art director, non c'è niente, c'è solo te e quello che vuoi dire con i tuoi disegni. E questa è la cosa che effettivamente, facendo questo lavoro, è la cosa che più bella. E, vabbè, nel particolare qua, avevamo anche tecnicamente, avevamo provato a fare un po' di cose diverse, scegliendo tanti tipi di carta con terra, forse un pochino si vede, no? Dalla foto anche sullo schermo. Avevamo stampato in nero sulla carta nera, che è stato bellissimo. Quando sono andato allo stampatore, che mi chiedevano se, mi hanno chiesto 1000 volte, ma sei sicuro? Perché guarda che non lo stampa il bianco. Sì, sono sicuro, voglio il nero sul nero, perché ci eravamo accorti che praticamente la stampante laser fa una patina molto lucida, l'inchiostro. Quindi se stampo su un cartoncino dello stesso colore, per dire, ho un cartoncino come in questo caso nero, stampo sopra un segno nero, a seconda di come modulo la luce riuscirò a vederlo o meno. Quindi si creano delle cose interessanti, delle texture interessanti. E lo stesso si può fare rosso su rosso, insomma, o blu su blu, con tono su tono vengono veramente, cioè si può trovare delle soluzioni. Poi invece, ad esempio, sul fondo non c'è niente stampato, ma era proprio un cartone con quel tipo di trama lì. Avevo scelto, insomma, un po' di cose per creare sia più profondità, ma anche per creare una sorta di un lavoro un po' il più materico possibile, ecco. Come in questo caso, questa è un'altra cosa per un'altra mostra fatta a Milano, anche qua adesso la foto è molto virata, però anche qua è sempre tutto stampato nero su nero. E, era tutto una mossa, il tema delle mostre era un'elaborazione sui simboli e l'iconografia delle banconote. E, vabbè, adesso in questa da qui non si capisce tanto questa immagine, però gli altri lavori erano tutte reinterpretazioni appunto di banconote fatte tutte così, ma per la maggior parte carta con stampa nero su nero e alcuni particolari poi con carte gialle. E questa cosa è un territorio ancora che vorrei sperimentare ancora un pochino di più, di quello di poter stampare in questo modo. Bisogna trovare sempre l'occasione, perché magari questo tipo di cose poi in eventuale stampa, cose così, non si apprezzano e comunque non si ha il tempo materiale per proporle, quindi si aspetta che ci sia la mostra o la cosa giusta da fare. Un altro territorio per me interessante è quello della scultura, perché mi sembra anche scultura tra virgolette, la chiamo scultura solamente perché è tridimensionale, lo so che cioè, il mio ego non va così da chiamare scultura questa, però insomma sono diciamo giocattoli in legno, che non lo sminuisce assolutamente, però insomma rende più l'idea, però mi sembra un passaggio obbligato questo. Cioè, mi sta quasi annoiando la parte, vi dico la verità, no? Adesso spengete lo streaming, no, scherzo. Non è che mi sta annoiando, però ovviamente la parte di poter lavorare in tridimensionale, non lo so, non mi basta più questa cosa qui del lavorare con la carta e basta, di fare solo le illustrazioni. Mi piacerebbe di andare oltre, andare avanti, quella di passare dal bassorilievo alle tre dimensioni. Mi interesserebbe di più. È chiaro che sono lavori che necessitano anni di prove, sperimentazioni, eccetera, eccetera. Poi non è detto che per forza, purtroppo, poi magari lavorando non si fa solo anche per il piacere di fare, ma bisogna trovare un modo che queste diventano cose vendibili o comunque di avere un modo per poter lavorare, per poter guadagnare. Quindi alcuni progetti magari rimangono più a lato, però
cerco sempre di non tralasciarla questa parte, se c'è tempo o non ci sono commissioni. Una volta, cioè una volta, fino all'altro anno, diciamo, 2 anni fa, ecco, mi disperavo completamente. Se c'erano periodi morti, però è un lavoro che è fatto così, che ci sono periodi morti e periodi dove non esci di casa, non esci di casa per giorni. Adesso esco di casa perché ho lo studio fuori di casa, ma sono arrivato anche a non uscire per 5 giorni di casa e non ero malato. Cioè ero malato di mente, ma non malato di lavoro, ma non fisicamente. Non è una bella cosa, non va bene. Però purtroppo succede che ci sono questi periodi che non. Il lavoro c'è, quindi va fatto. Quando non c'è, ho deciso di non disperarmi e di portare avanti quel che. Cioè, un'altra parte adesso non ha portato niente, ma mi interessano tantissimo i processi di stampa e sto cercando di recuperare un pochino una cosa che mi interessava tanti anni fa, prima di iniziare, ovvero l'incisione, la xilografia, quei tipi di stampa lì, è anche un'altra cosa che uso per, diciamo, per coprire i tempi morti, dove piuttosto che disperarmi, si mandano mail e si fa qualcos'altro. E non si sa mai dove si va a cascare, perché magari scopri qualcos'altro di nuovo da aggiungere al tuo lavoro che fai normalmente e ne esci arricchito per forza. Non lo sto dicendo così, però è proprio vero, è una cosa che a questo punto funziona. Mentre il periodo di depressione, oddio, che cosa farò? Oddio, mandi una mail, aspetti che ti rispondano, cioè non è possibile, non ti risponderanno, non hanno tempo di risponderti. Se ti vogliono ti rispondono, se no. Passi avanti e vai oltre, trovi qualcos'altro, bisogna trovare soluzioni, bisogna essere elastici. Me lo sto dicendo a me stessa. E infatti, qui poi la cosa la bellissima, perché la malattia proprio non è che va, che si ferma lì, va proprio oltre completamente, e si spiega in quest'altra foto dove tantissime volte per le mostre facciamo qualche gadget, o comunque quando dobbiamo uscire facciamo qualche gadget da vendere, allora qui ci siamo proprio. Qui la malattia proprio ci prende completamente e facciamo papercut così, collezionabili, il pocket guru qui si poteva usare come, in tanti modi come segnalibro, poi l'abbiamo fatta diventare calamita perché abbiamo trovato delle calamite finissime da metterci dentro e abbiamo fatto anche la casa con i baffi, un po' di cose per divertimento. Un altro aspetto interessante che volevamo, una strada che volevamo intraprendere era questa di lavorare con persone e illustrazione insieme, più come se dovessimo lavorare più nelle scenografie, più nel teatro. È successo in questa occasione qui, tra l'altro è stata anche un'occasione molto piacevole, forse anche uno dei lavori, non so se il risultato, cioè se da quello che è venuto fuori si vede, però l'abbiamo fatto in modo veramente appassionato perché. Vabbè, a volte quando inizi a lavorare a tanto lavoro così pensi solo a quello, pensi solo a quanti like ti metteranno un'immagine, a queste stupidaggini. Invece tante volte, ritornando al discorso di prima del rapporto tra le persone che si crea al lavoro, questo qua è un caso simbolico. Un po' perché era una compagnia teatrale piccolissima Tra l'altro dovevano fare delle rappresentazioni teatrali nel mio paese dove sono nato, in campagna, ci sono queste case che chiamano corti, che è l'abitazione con l'aia davanti, è proprio l'abitazione tipica toscana, soprattutto anche della mia città, è fatta in un modo che ci sono praticamente solo in quella parte di Toscana, l'altro sono più casali, invece quelle sono proprio fatte dove ci stanno anche tante famiglie, una accanto all'altra. E in questi spazi qui loro andavano a fare delle rappresentazioni teatrali. Noi gli abbiamo creato, loro avevano già i loro pezzi, noi gli abbiamo fatto per fare i manifesti, gli abbiamo creato queste maschere. Loro poi le maschere da lì si sono ispirati per fare un loro pezzo teatrale che poi hanno riproposto agli spettacoli. Non avevano soldi, hanno pochissimi soldi, solamente un rimborso. Noi siamo presi bene da questa cosa qui. Abbiamo cercato un fotografo che avesse uno studio grande, che ci ha fatto le cose, i soldi presi li abbiamo utilizzati per pagare il fotografo per fare questa cosa, le cose che servivano al fotografo per lo studio. Insomma, l'esperienza è stata forte perché è stato anche andare lì nel mio paese e vedere cioè, questa cosa poteva funzionare. Poi io non sapevo che loro che avevano riutilizzato le maschere
per una parte dello spettacolo, quando l'ho vista, insomma, che funzionava, è stata una grossa soddisfazione. Forse più di tante volte che vedi sulla biografia dello studio di illustrazione, vedi tutta quella lista di clienti, che però cioè, è vuota come. Non è vero che è vuota, perché tantissime volte ti capita che sono progetti veramente interessanti, però. Anche a volte anche il cliente che non è un nome, anche non per forza ci sono i soldi, riesci però a creare una bella sinergia, boh, ne vale la pena di farlo, ecco. Con questo vi ringrazio e chiudo questa prima parte legata allo studio. Però se non facciamo pause ma andiamo avanti, direi, no? Passiamo a parlare un po' entriamo nel merito di quello che faremo in questi 2 giorni. Ora un po' vi avevamo anticipato, quindi sapete che vogliamo lavorare su delle ricette. Quindi voi dovrete pensare a un piatto che vi sta a cuore, una ricetta, ma anche che non per forza sia qualcosa di complicato, è qualcosa di molto semplice. E proveremo a riconfigurarla, cioè. Proveremo a creare questi ingredienti nuovi e li ricontestualizziamo in un'immagine, in una cosa che sia qualcosa di nuovo al di là del piatto. Non vi chiederò di provare a disegnare un piatto di carta con le orecchiette, però di fare una cosa nuova, sapendo che ho quell'ingrediente fatto con quella forma. Provo a rappresentarlo, ma provo a decontestualizzarlo e utilizzarlo in un altro modo per creare una nuova immagine. Adesso vi faccio vedere un po' quali sono le possibilità, al di là della tecnica che usiamo noi di Bomboland. Dunque, vediamo se riesco ad andare giù. Ho portato un altro po' di esempi. Scusate, un attimo di. No, dovrei riuscire piano piano. Allora, ci arrivo. Dunque. La prima che ho portato è questa Charlotte Smith, che lei lavora in più a. Non capisco che cosa sta succedendo. Lo sapevo che veniva fuori durante lo streaming. È colpa del povero Steve Jobs se sono in queste condizioni qui. Che non so usare il mitico Windows. Allora, lei fa cose di questo tipo qua, che le voglio fermare. Charlotte Smith. Comunque i nomi, cioè di queste cose qui vi darò tutti i link, anche dei fumettisti che abbiamo visto, scusate, che abbiamo visto prima, vi darò tutto. Allora, qua si parla proprio di. Lei ha fatto una trasposizione, diciamo, didascalica, no? Se questo era il frappè, la torta con le fragole, il frappè, non so insomma che cosa potrebbe essere, non la conosco la ricetta, però ha costruito. Mi sembra comunque anche questo un tipo di rappresentazione interessante, perché i solidi sono costruiti in maniera molto semplice. Lei ha creato come se dovesse fotografare un piatto. Mi piaceva in particolare questo lavoro qui, perché poi insomma ha lavorato tantissimo anche sulla composizione, no? Come si può vedere, questo tipo di sorbeti, è interessante come ricrea la graniglia sulla cioccolata, così in questo modo. Anche queste. Non per forza ci dobbiamo spaccare la testa a costruire fette di limone tonde, ma possiamo ripensarle a seconda del materiale che utilizziamo. Quindi potrebbe venire sempre fuori qualcosa di interessante, no? Anche questo è un esagono tronco con degli triangoli di carta semplicissimi. Pure queste coppette. Qua giù è diciamo, il livello di queste costruzioni qui, secondo me, è molto alto. Non, cioè, prima ho detto semplici, ma in realtà, cioè, anche come sono rifinite e poi quanto l'immagine è riaggiustata digitalmente, è abbastanza, cioè, il livello è abbastanza alto. Un altro, si passa proprio completamente non di palo in frasca, ma questo mi interessava perché Jeff Niscinaca, americano credo, sì,
Allora, no, beh, il lavoro è molto interessante. Lui anche qui, di nuovo, magari si tende più a una rappresentazione molto più didascalica, quindi oggetti, cioè se questo è un dragone, questo sarà un dragone e sarà il più particolareggiato possibile, quindi piega, diciamo, la carta a quello che vuole rappresentare. Però, beh, è troppo interessante come, qual è il risultato. Magari rispetto anche alle cose che facciamo noi, no? Che quando prima aveva detto qualcuno che era una tecnica molto semplice, in realtà è una tecnica molto semplice rispetto a queste cose. Lui è un artista che lavora da tanti anni, si definisce paper cut artist perché è vero, cioè effettivamente fa quel tipo di lavoro. Poi lasciamo perdere se sarà arte o artigianato, quello ne discutiamo in seguito, però è una tecnica che gli viene veramente da anni e anni di esperienza. Ho portato anche un video che ci guardiamo dopo, su si riesce a intravedere qualcosa, non ho mai trovato video online di come piega la carta, io addirittura ho dato per scontato che fosse digitale per anni. Poi ho trovato questo video qui che faceva vedere nel suo studio il lavoro in progress di una cosa che stava facendo. E no, invece stava facendo tutto con le mani e quindi mi sono vergognato solo di aver pensato. Non che questo, per carità, cioè, se avesse fatto anche tutto in digitale andava bene, mi piacevano lo stesso. Però effettivamente riconoscere la maestria con cui lavora la carta è dubbia. Vedete, su ogni pezzo, anche lui lavora sovrapponendo livelli diversi di carta, soltanto che piega i bordi usando gli strumenti tondi, dei piccoli cilindri di legno, e lavora rendendo tutta poi anche la più organica tutta la forma che andrà a creare. Sì, è incredibile cosa riesca a fare. Poi vabbè, lavorando molto con i trucchi di prospettiva riesce a rendere l'idea della profondità clamorosa, pensate, anche questo è tutto in piano, in realtà non è, se vedete non dalle ombre del ponte sulle nuvole non è una cosa che è a questa altezza, è molto ravvicinata, quindi è forte l'effetto di prospettiva, anche quella vuole tantissimo, se bisogna creare una cosa in profondità, non solo si andrà a giocare con la luce, ma si andrà a giocare anche con l'effetto ottico. Cercando di creare prospettive se è quello che ci interessa, ovviamente. Passando ad un altro artista che lavora sempre, io però sto facendo un attimo, scusate, ma ho bisogno di un secondo perché non le ho messe forse nella sequenza giusta. Scusate, vado da uno che mi interessa di più. Ecco, ritornando. Un'altra parte al discorso della riconfigurazione che vi dicevo prima per il nostro lavoro. Questo è il lavoro di un'artista australiana e ha rappresentato una galleria di uccelli dell'Australia. E vedete che cosa intendo per riconfigurazione? Io capisco bene o male di che cosa sta parlando, al di là che poi i lavori erano accompagnati dal nome scientifico dell'uccello che rappresentava, che adesso non mi ricordo, mi dispiace, però comunque cioè, capisco in che mondo, in che parte del mondo sono, che tipo, se, capirò che questo forse è un pappagallo di un certo tipo, però è completamente ricontestualizzato e la forma è qualcosa di completamente diverso che prima non c'era. Io, quando gli parlavo, secondo me che cosa potrebbe essere interessante di fare sulla ricetta è anche un lavoro di questo genere. Non per forza dovrò disegnare la forma del tacchino, ma potrò ripensarlo a seconda degli elementi che mi ricordano la rappresentazione del tacchino, le piume in questo caso. Ora questo qua è un pappagallo, non è un tacchino. Vedete come, di nuovo, qua i colori, beh, qua giù lei ha la possibilità di poter lavorare con i colori, quindi. In più è anche, cioè sono colori talmente particolari che ti riportano a quell'uccello preciso che sta rappresentando, al di là che non conosciamo tutti gli uccelli australiani, ma immagino che un australiano capisca la tipologia di uccello di cui sta parlando. Questo qua potrebbe essere nel caso nostro un corvo o un merlo, non lo so, però
Io, a parte che so, vabbè, magari è una passione che ho io per questo tipo di cose qui dove non si capisce. Mi piace Nishinaka, che ne abbiamo parlato prima, però un'operazione del genere la trovo ancora più stimolante, perché dall'altra parte, mentre Nishinaka ci stupisce con la tecnica e anche con dei trucchi dovuti all'esperienza e alla tecnica, di qua invece ci ha lasciato un po' più di libertà noi che guardiamo. Di interpretare, insomma, cioè diciamo, facciamo non uno sforzo, sì, facciamo uno sforzo ulteriore che diventa tutto più interessante. Come fa quest'altro artista che si chiama Peter Callesen. Anche qua siamo di nuovo al discorso della riconfigurazione. Lui parte in queste piccole opere, parte da un foglio piatto e cerca di ricostruire un oggetto in carta tridimensionale. Ora, questo qui lui fa proprio un lavoro, diciamo, da galleria. È un artista che non fa solo le cose di carta, sono girate tantissimo per il web perché sono molto molto belle, però in realtà fa cose molto diverse, installazioni di tanti tipi, non per forza solo con carta. Insomma, vedete che comunque la sa usare. Non per forza che tecnicamente sia un mostro di bravura, però è interessante l'effetto finale. È la stessa cosa che ci interesserà a noi, non per forza dobbiamo cercare di fare la cosa più precisa, dovremmo cercare di fare la cosa che avevamo in mente e che più ci rappresenta e che più comunica quello che vogliamo dire. Lui poi usa queste cose qui di lasciare il foglio bianco, cioè secondo me sono cose molto molto, molto, molto belle. Qua dalla carta bianca, ho tirato fuori questi fiori, insomma. Se vuoi lo rimetto. Se ci riesco, eh. Dunque. Sì, te lo dico questo perché in realtà non l'ho detto. Non l'ho detto perché c'era un trucco, perché non l'ho detto. Non l'ho detto perché si chiama Marine Cotrautios e penso che sia, vedi qua nel file, ho tentato di sorvolare un'artista australiana perché era improbabile, non so come si pronuncia. Ultima immagine di Callesen. Di nuovo, qua la rappresentazione. Oh, ah. La rappresentazione è nuovamente scoordinata, cioè riconfigurata. L'albero in questo modo qui che racconta qualcosa di preciso, ovvero l'albero vivo e le radici sotto. È un'altra strada percorribile. Anche questa, non per forza dovremmo lavorare con la carta colorata, ma possiamo decidere anche di lavorare. In questo modo. Allora, vado avanti. Ritornando invece un po' più al genere simile a quello iniziale, questi sono lavori di Sara Hillenberger. Sara Hillenberger, sì. Sì, è lei. Ecco, di nuovo qua, io quando dico, cioè non per forza intendo che dovremmo fare il pappagallo fatto completamente dimenticandoci della formula del pappagallo, però quando parlo di riconfigurazione anche dell'ingrediente, parlo di una cosa simile, ovvero di sintetizzarlo, portandolo all'estremo, come in questo caso qua. Lei costruisce piccoli solidi molto semplici. Guardate ad esempio anche al di là di come ha disegnato il prezzemolo, che vabbè, ti porta per forza a pensare quello, ma guardate che vita che prende semplicemente piegando in mezzo la foglia, avesse fatto la stessa cosa, non avesse fatto questa cosa, penso magari avrebbe perso tantissimo di quello che poteva dire una semplice foglia di prezzemolo. Lo stesso il bacon è semplicemente un solido, un parallelepipedo, però decorato in questo modo è interessante. Stessa cosa qua, in questo penso che sia un formaggio.
Il peperone che è semplicemente un po' accartocciato, non è neanche un solido alla fine, è solamente un cono di carta rigirato. Ecco, possiamo provare a fare anche un lavoro del genere. Questo vi immaginate il vostro elenco di ingredienti e noi possiamo fare una cosa simile e rifotografarlo. Se vedessi tutti gli ingredienti che servono per fare la carbonara, io li posso riconoscere che quella è una carbonara, anche se per forza non sono in un piatto con sopra la pancetta e gli spaghetti, ma possono essere anche una nuova rappresentazione della carbonara, come in questo caso qui non so cosa voleva rappresentare, se non magari tutte le cose che ci sono nella cucina per fare diversi piatti, non so. Comunque questa è stata anche la copertina di un libro della Gestalt che si chiama su tutti autori che lavorano con la carta, non ricordo come si chiama, ma appena viene in mente me lo segno insieme ai link perché è interessante da avere, anche perché è una grossa collezione di tutto quello che è stato fatto con la carta fino a poco tempo fa. Quindi abbiamo visto adesso, no? La prima tecnica di Nishinaka, dove lui lavora su queste sculture, quindi cercheremo, chi sceglie di fare una cosa simile, che poi è simile anche quella che facciamo noi, ma qui arricchita del discorso di poter piegare e formare la carta, può essere interessante questa strada qui, può essere interessante la via della Hillenberger di creare piccoli solidi che mi rappresentano il cibo, come in questo caso qua, ad esempio, che mi sono dimenticato, ma ad esempio i porri, vedete questi qua giù, come sono fatti? Sono due cilindri con uno carta verde e carta bianca messi dentro, semplicemente arrotolati, tagliati e rappresentano il porro. Possiamo ragionare anche in questo modo qui, se no un'altra tecnica interessante è il paper quilling, che si chiama, è una tecnica abbastanza famosa, portata diciamo nella pubblicità e nella comunicazione dalla Yulia Brodskaya. È una tecnica interessante. È un lavoro manuale pazzesco, però è interessante. Ora, a me lei mi fa impazzire perché ovviamente l'uso del colore, insomma, queste cose qui. Magari una cosa che non, che mi piacerebbe vedere se si dovesse utilizzare questa tecnica qui è di non farsi ingabbiare troppo nel semplice ricciola di carta che magari potrebbe non comunicare niente, o fare una cosa come fa lei, che crea in questa cosa qui, diciamo, fa in modo, come dicevo prima, lei non considera stupido chi deve guardare la sua immagine, ma mi dà un input, pur facendo una cosa completamente decorativa, mi dà un input in più dove io nella sua immagine ci vado sempre a scoprire qualcos'altro. Questo dovrebbe essere un po' l'obiettivo, no? Di tutti, tipo come se fosse un obiettivo etico quello di non considerare, cioè considerare che dalla parte di là poi quello che ti guarderà l'immagine deve star bene, come appunto come il cuoco che si preoccupa di quello che sta a tavola e deve mangiare il suo piatto, che dovrà star bene, dovrà godere, lo stesso dovremo fare noi, fare in modo che chi vede goda di quello che sta vedendo. Lei gioca tantissimo su questa cosa dell'uso del colore, non gli si può dar solo merito, ecco, anche ad esempio non lavora, magari la cosa per cui è diventata famosa è stata questa di fare queste scritte, invece in realtà è potente anche su altri tipi di immagini. Un altro studio che a noi ci interessa, qui si ritorna però sulla tecnica simile a quella della Hillenberger, è Zim e Zhou, una coppia credo inglese o francese, non ricordo, forse francese, e anche loro hanno fatto un lavoro, diversi lavori sul cibo, hanno creato queste maschere
E sono fatte tutte come qui di nuovo la scelta apposta per il discorso di riconfigurare la ricetta, no? Qua giù, allora hanno deciso di fare queste maschere prendendo tutti gli ingredienti e facendo questo tipo di illustrazione. Loro lavorano tutto, fanno tutto manualmente e tutto con carta colorata, ve lo dico perché esistono diversi video del work in progress sul loro sito e si vede proprio come lavorano, solo esclusivamente carta. Poi ovviamente qua l'immagine è fotografata con una qualità di livelli altissimi e poi c'è una post produzione dietro insomma, anche buona, perché tirar fuori questi colori bisogna lavorarci bene anche un pochino dopo lo scatto. Vedete come fanno tutti questi. Lavorano beh, con la geometria, solidi, costruiscono, incollano, è un lavoro pazzesco. Insomma, che raggiunge anche livelli qui, poi farsi prendere dal decorativismo e dallo stupire con gli effetti speciali è facile, però insomma non gli si può negare la bellezza, no, di un'immagine del genere. O di un'immagine di questo genere, dove invece magari loro qua sono stati anche più liberi di interpretare. Poi tra l'altro loro anche sono diventati abbastanza conosciuti proprio per questo genere di immagini, utilizzando i colori in questo modo. Che tra l'altro, vabbè, qui a me onestamente stupisce di più l'utilizzo e l'interpretazione dell'immagine con questi colori che il fatto che sia un solido di carta. Vi dico la verità, anzi, a volte solitamente mi annoia questa cosa qui di la persona bravissima a fare questo, in questo modo, no? Mi interessa di più il fatto che loro abbiano una visione così della realtà, così in questo modo, utilizzando questi colori, riuscendo a comporre un'immagine del genere. E abbiano anche questo tipo di gusto, il discorso di lasciare i fili, insomma, cioè, sono tutte tocchi un po' particolari, no? Questa qua è una macchina che hanno creato che funzionava, cioè c'è questo altro che faceva uscire le cose, che l'hanno fatta un'installazione a una mostra. Cioè, era molto molto grande. Dovrei su questo. Allora, scusate, controllo un attimo le altre cose che volevo farvi vedere. Ci dovremmo essere. Ora, io se riuscissi a mandare un video, però perché non vedo che non legge il link. È un link per Explorer, penso. Ah, bene, il video li guardiamo più avanti perché abbiamo bisogno di connessione internet. Vi faccio vedere l'ultimo illustratore che vi ho portato, che l'avevo lasciato un attimo in fondo perché il discorso secondo me qua era un po' più complesso e anche interessante. Allora, lui Julien Vallée si chiama, canadese. Quando ha iniziato a fare le cose di carta, lui era uscito con queste cose qui, create in studio, molto grandi. Quindi anche lì, tra l'altro, lo stavo tralasciando questo aspetto qui, ma il formato in cui lavoreremo sarà molto importante a seconda di quel che vogliamo ottenere. Ovvero, ad esempio, noi tendiamo a lavorare in formati molto piccoli perché vogliamo che lo spessore della carta si senta, si veda. Quindi quando poi fotograferò l'immagine verrà ingrandita tanto, mi renderò conto del materiale. Mentre, ad esempio, in questo caso qui, se lui vuole costruire cose, ha la possibilità di illuminarle bene, le costruiamo invece molto grandi. Questo cioè, sono cose anche così, io ho visto il making of di questa cosa, erano di questa altezza, diciamo, con le scritte e tutto, quindi erano cose parecchio grandi. Qui non sei più interessato al fatto di quella texture che avrà la carta o meno, ma dell'effetto generale della cosa in tre dimensioni che ha costruito.
del tangibile, un'altra definizione, il tattile, il tangibile, un'altra definizione di questo tipo di immagine che viene data oltre Papercut, un po' il genere si chiama tactile o tangibile, questi termini, queste etichette che vengono date. Tra l'altro questa è la copertina di un altro libro interessante, sempre di Gestalt, con una raccolta di tutti questi tipi di lavoro. Qui, vabbè, lui è forte perché spesso metteva anche l'elemento umano. Vedete, cioè la bandiera che tiene, la mano che tiene la bandiera Agta, penso sia la sua mano, messa ovviamente dopo in post-produzione, quando non si metteva proprio per se stesso dentro il set. Sono immagini. Vabbè, all'epoca erano. All'epoca, che poi non sono passati così tanti anni, ma insomma, siccome vabbè, il mondo. Per chi ci sta dentro, il mondo dell'illustrazione cambia ogni stagione praticamente, perché lo scenario, insomma, trovi sempre illustratori nuovi, stili nuovi che vanno più o meno di moda, quindi sembra tutto molto veloce. In realtà, questa immagine qui credo che avrà forse 6 anni, forse. E sembra quindi anche sempre molto attuale, perché insomma comunque è un tipo di un genere che anche adesso comunque c'è intorno. E qui è interessante la costruzione di tutta la cosa, come è fatta, vedete, di come si può ragionare lavorando anche sulla composizione, non escludendo di rendersi partecipi dell'immagine. E questa è una delle sue immagini più famose. La realizzazione di questa in realtà non è proprio perfetta, però è interessante il risultato. È un'immagine di che era un'installazione, una mostra, era appesa, ha fatto questo colore che sfonda la tela, molto, cioè, anche di qua di nuovo il discorso, l'ho portata per il discorso di configurazione, di ripensare ad un'immagine sotto un altro punto di vista. Ora, se non possiamo vedere i video, io a questo punto qua andrei un attimo in pausa. Allora, ritorniamo. Vi faccio vedere adesso una piccola intervista fatta a Yulia Brodskaya, quella delle composizioni che abbiamo visto prima, con scritte, la carta arrotolata e posizionata, diciamo, sul bordo. Tra l'altro, a me piace un sacco guardare i video degli altri illustratori, di come lavorano, delle interviste, perché adesso questo è in inglese, quindi magari se non tutti conoscono l'inglese. Non capirete tutto, però insomma, beh, a me piace anche vedere sempre l'entusiasmo che ci mettono gli altri nel fare le cose. Lei sembra una persona molto semplice, però molto contenta di quello che fa. In più, nel particolare, possiamo anche vedere un po' come sono fatte queste cose. Time consuming. It does take time.
you can only do if you really enjoy the process and you love what you do, otherwise it will be plain torture at this exhibition. I was doing a live on-site work. It's 2 meters by 1 meter. It's huge compared to my usual work, but I just had to adapt and to use a little different style. Normally, my work is really neat and accurate. I spend lots of time making little elements. And now I just had to, for this large work, I had to do it in a more free way, artistic style, like an explosion of paper. Also, try to glue some of the strips flat, not just standing on the edge. I'm very excited to be able to show my very general paper quilling because. Some people, they see pictures on my website or printed, and they didn't realize that they actually it's a 3D paper. Initially, I was a bit scared by the large size, but after trying this one, I can see that it is doable. It's just taking more time, maybe slightly, again, different approach, but I'd like to try something even crazier than this. Five-digger. I always had a really special fascination for paper. At the moment I can't see myself stepping aside from it and do something completely different. Beh, questo lei è... Avete visto, no? Quando fa vedere come lavora in realtà, lavora in modo molto più accurato e lo dice, perché i suoi lavori sono molto puliti, non è che si mette lì così come fa, stava facendo una cosa per quell'esposizione, quindi ha fatto... Insomma, vabbè, questi sono tra l'altro sono gli unici modi, uno dei pochi video dove si vede lei all'opera che sta facendo qualcosa. Gli altri, questi altri link qui di YouTube che vedete, sono tutti esempi di gente così che si prova a fare la stessa tecnica. Ovviamente qui la tecnica sarebbe anche, volendo, anche abbastanza, ha ragione lei, abbastanza semplice la realizzazione, perché basta farsi... come farei io, non so se lei ha il suo modo preciso per fare le cose, però basterebbe stamparsi il disegno al contrario, specchiato, appoggiarlo su una superficie, poi mettere la colla sui bordi del nastro, della carta, e incollarlo piano piano sul non, scusate, non questo, allora ripartiamo da capo, scusate, mi sono confuso. A incollare su un piano il foglio, prendere i nastri di carta e posizionarli seguendo i bordi che vogliamo rappresentare, posizionandoli con delle spille. Io ho visto altri che hanno fatto queste cose qui, sono tutti fermati con degli spilli, questi pezzi di carta, piegati dove c'è bisogno di piegare, come vedete anche nel secondo video in alto, con delle pinze si possono piegare, questa qui che sta creando questa e poi qua giù non gli viene tanto bene, però è un po'... si fa in questo modo, anche lei, anche in quel video lì che mi sono visto, ferma tutte le cose con gli spilli. Poi dopo, una volta che la composizione è tutta creata, ovviamente bisogna aver cura di far tutto allo stesso livello, tutto allo stesso spessore, si incolla, passa la colla su tutto il lavoro e si incolla il foglio, togli, hai la composizione fatta, senza più dispiri, senza niente, pulita, con il bordo che dovrebbe essere perfetto. Poi probabilmente magari lei con l'esperienza riuscirà anche a fare sì le cose incollandole in quel modo, però rischi troppo di sporcare tutto il lavoro, quindi ci serve qualche accortezza. Anche noi tagliamo le cose al contrario, perché l'unico modo per poter tagliare con precisione le forme è stampare la forma al contrario, usiamo la colla spray removibile, la mettiamo sulla carta, tagliamo e poi la parte risultante, l'altra parte, il dietro è sempre perfetto, pulito come ti serve, stacchi la dima che ti ha rifatto di carta e il lavoro è fatto. Ora vediamo se riesco anche velocemente a farvi vedere l'altro di Nishinaka. Ha un suo canale Vimeo, quindi dovremmo andare
mostra meglio il risultato. Allora, lui in alcuni video, me li sono guardati tutti per capire come fa, in alcuni video si vede bene, in altri un po' meno. E, questo è uno di quelli in cui si vede meglio come riesce a fare le cose. Allora, vediamo se riesco a far partire. Vediamo. Dici, non ce la facciamo? Allora l'ho tolto. Dovrei. Non è più l'HD. To embody the theme of challenge, the piece that I'm going to create basically is out on a cliff. The challenge to me is to find myself on the cliff, to actually make it to the top, to survive, to maintain a certain level of achievement. But when I'm working on a piece, I can cut up hundreds of pieces. It looks like just a jigsaw puzzle, like an explosion in a paper factory. But I like to leave room for improvisation. Improvisation is what I call happy accidents. Things that glue together kind of how you didn't plan the glue together, but in a lot of ways it's actually better. I chose to put buildings on top of the cliff because to me it represents something that's strong, that's long-lasting. To me the challenge was to build something that. Fermo un attimino, ci sono degli spunti interessanti, no? Qua anche lui, vedete come lavora con la luce sempre di taglio, perché lui lavora con la carta completamente bianca, quindi per avere idea sempre di quello che sta succedendo e se l'ha fatto bene, deve lavorare sempre con la luce di taglio che gli tira fuori tutte le forme. Ora, non lo so, lui magari non gli piace mostrare la cosa che fa, quindi sono tutte super velocizzate, anche gli altri video si vede per pochi secondi, sempre come anche come forma, mette in forma la carta. Vabbè, insomma, comunque avete capito, no? Un po' i passaggi, così che si fa il disegno, poi crea tutte queste, lo ripassa sui lucidi per poi ritagliarsi tutte le forme. Lui ha proprio questo sistema qui di fare il disegno sul lucido al contrario, poi di girarlo e ripassarlo sul foglio con una spatolina, praticamente così dal lucido si trasporta sulla superficie da tagliare, sempre al contrario perché utilizzerà l'altra parte, e poi ritaglia per avere il foglio pulito. With the sturdy, strong, and very stable. Proviamo a vederne anche un altro perché c'è anche un altro dove qualcosa in più si riesce a capire. Credo che sia questo qua. Vedete, quando aveva su quelle finestre che aveva tagliato semplicemente con uno strumento tondo, andava poi a ristondare di nuovo il bordo. Cioè, bisogna accontentarci di fare la cosa, di vedere la cosa al microscopio, ve lo dico perché. It could be challenging creating something off the top of your head that's like great material. We're gonna have a jam session based on a challenge. When I walk in with my band, who knows what kind of day they've had? So we can like, you know, play off of each other and see what we come up with. The band that I'm gonna be with today is called Genesis. They're very professional and talented musicians. They'll start playing something. Con questo video mi fermo un attimo qua perché sennò ci salviamo anche tutta la parte musicale e andiamo a vedere subito un altro. Poi
Quando poi mi fermo con Nishinaka perché sennò sembra che sono troppo appassionato di lui, quando non è vero, perché mi interessa anche tantissimo il lavoro della Brodskaya, però forse questo è quello che somiglia un pochino di più, diciamo, alle dinamiche del Papercut come lo facciamo noi, per livelli, con molto lavoro sulla luce. Nature exists in its natural state. The only way you can really see how something is or how a people are or how they live is to actually go there. I love going to Asia and Hawaii. One of my all-time favorite destinations is New York City. I basically start with an idea, and then from there I do a series of thumbnail sketches, very rough chicken scratch sketches. Then I do research. I do my research either off the internet or I actually grab a camera and go visit that site or place. I try to freehand as much as I can. I try to cut as much freehand, give it that human touch, human quality. And then I take that drawing and I transfer it to the back of the paper. Then I start cutting the pieces all out. And once they're cut, then I clean the paper, I shape it around the edges. Then I start gluing it together, then I wrap everything on a background or a base. To me, the whole point of traveling is to experience something new, whether it be the people, the culture, the language, the food, really inspires my work. Diciamo che da qua, a parte che abbiamo visto più l'illustratore che l'illustrazione, però si capiva un po' bene qual era, no? Com'è la tecnica. E anche, vabbè, a me questo, vedendo questi video qui, mi viene un po' anche sempre in mente con quanta cura devo dare alla cosa che faccio. Secondo me è molto importante. Anche il modo ordinato in cui lui lavora, che non è facilmente replicabile, però insomma ci si prova, ti risparmia poi anche tutta la parte successiva, quella o di dover iniziare da capo perché hai fatto un disastro totale con la colla, oppure di dover ritoccare, cioè poi nel lavoro si dice la cosa che sento dire di più nel mio studio è tanto c'è Photoshop, però tanto c'è Photoshop, finisci che passi le ore a pulire le macchie, non è un lavoro divertente ritoccare le macchie e toglierle, ecco, diciamo, diventa un po', sminuisce un po' tutto quello che abbiamo fatto prima. Io a questo punto qui direi ci siamo. Sì, nel pomeriggio disegneremo e cominceremo a pensare alla nostra ricetta. Oggi ci lasciamo tutto il pomeriggio nella fase di ideazione, quindi ognuno con i suoi modi, il suo modo, inizierà a pensare, quindi a fare bozzetti o in qualsiasi modo voi pensate, cioè ideate, progettate le cose, sono molto aperto, io vi metterò su una strada se volete, se no, insomma, oggi sarà il pomeriggio in cui penseremo alla cosa che faremo, poi domani la realizzeremo, quindi oggi venite qua abbastanza con le idee chiare su quale ricetta, non complicatevi troppo sulla vita, troppo sulla scelta della ricetta, perché tanto l'importante non è che sia un piatto buonissimo, non dobbiamo mangiarlo, però lo dobbiamo rappresentare bene, quindi tenete bene in mente questa cosa. Se ci sono domande, facciamole, così se ne parla subito. Se fanno qualcuno, dipende dall'appetito che avete, se no è qua il microfono, ed è qua. Ah, cioè addirittura ti ha descritto un... ecco, ok. Ci sono tante. Allora, questa è una domanda che ho fatto anche ad altri docenti. Diciamo, la parte più difficile per una persona creativa e che lavora con la creatività è quella di in qualche modo monetizzare il proprio lavoro, perché quando ti si commissiona una cosa spesso si ignora quello, il lavoro che c'è dietro, quindi anche il lavoro di ricerca. Fino a che punto riesci a
creare questo equilibrio tra quella che è la somma che magari è destinata ad una commissione al tempo che dedichi a quel progetto. Allora, tantissime volte questo problema non esiste perché lavoriamo sul budget che ci viene proposto. Quindi, tante volte però Sì, quando... però è vero che c'è un budget, però spesso, non lo so, forse è il mio problema, parlo a livello personale, spesso le ore che dedico ad un progetto sono molte di più, o magari per mia incapacità di, come No, dire, lo di sai qual è? Una restringere, ecco. volta, cioè, qual è un metodo che ogni tanto, vabbè, a noi capita a parlare anche con colleghi, ci siamo ritrovati anche più volte facendo incontri per tentare di fare rete su questo argomento, no? E noi tantissime volte abbiamo aperto, non so se conoscete Getimage, Imagebank, insomma queste cose qui, guardate quanto costa un'immagine su Getimage, anche royalty free, che sono quelle praticamente che possono utilizzare chiunque, quindi non hai il diritto esclusivo su quell'immagine, non diventa tua, ma paghi solo per usarla. Guardate quanto, fatevi un preventivo lì sopra, guardate quanto costano le immagini lì sopra e poi capite quanto dovete chiedere, perché vi stupirete, praticamente, e a volte i budget non arrivano, degli editori non arrivano mai a quanto spendono per comprare immagini che... Non sono fatte su misura, ecco, cioè quello, perché trovare una foto da una, da... Ora, Corbis, Getty Images, non voglio, cioè sono tutti anche siti molto validi, con dei grandi fotografi sopra e anche grandi illustratori, però capito, io se prendo una foto da lì, è una foto che quella foto verrà anche riutilizzata da altri quando scadranno i diritti, o comunque non è fatta appositamente, non è la tua versione della descrizione di quell'articolo o quel che hai voluto fare con la tua illustrazione. Quindi da lì si capisce quanto stai chiedendo, se è giusto quello che stai facendo o no. Di solito per me il metro è un po' quello, e tantissime volte ci rimani male perché comunque ti rendi conto che il mercato purtroppo c'è, non c'è mai budget, non c'è mai tempo e tutte queste cose. Quindi non è solo un problema tuo, c'è cioè un problema reale di tutti quantificare il proprio lavoro. Poi cioè, devi anche sempre dire quando capisci che il livello delle tue cose è buono. Ovviamente sta a te non svendere il tuo lavoro e anche decidere piuttosto di non fare che fare. A volte io sono convinto che, sembra che lo dicesse Hemingway, anche se non è che mi piace tantissimo, però diceva che era più bella, cioè molto meglio una brutta giornata a pesca che una bella giornata al lavoro. Quindi andiamo piuttosto che stare lì a fare una cosa per nulla, forse è meglio se uno esce e va a fare qualcos'altro. Cioè lo so che sono brutale, però a volte è giusto. Perché sennò finisce che comunque te hai svenduto il tuo lavoro, quindi una parte di te, così, senza nessun motivo. Quindi magari va tenuto sempre via. Il parametro è un po' questo. Diciamo. Però in generale è vero, non ci sono, per esempio non c'è neanche un prezzari da seguire, in America è un pochino più... Ci sono anche degli altri, un esempio buono da leggere per capire anche un po' come fare preventivi e queste cose, come dar valore. Ce ne sono diversi illustratori americani che tengono blog, che lo fanno, c'ho in testa di aver letto un pezzo bello, ma non ricordo adesso il nome perché ho troppi nomi, ho nominato troppe persone oggi, però ve lo ridico oggi pomeriggio, sono sicuro che mi viene fuori, insomma in questi 2 giorni mi verrà fuori. E quello è un articolo che spiega benissimo come, facendo un esempio, spiega benissimo come questa ragazza ha fatto dei preventivi a seconda anche di che tipo di cliente era, anche lì. Rimani malissimo perché lei capisce che chiede tanti soldi, il lavoro non lo prende, però spiega la stessa cosa che ti dicevo io, piuttosto è meglio così che non sarebbe stata, non arrivi in fondo che non saresti felice perché comunque hai fatto un buon lavoro, ma era svenduto completamente. Non so, via, bisogna guardare anche quella cosa lì, tu hai deciso, ok, devo mangiare, però a forza di, cioè, non devi diventare famosa per, il tuo lavoro non deve essere riconosciuto perché lavori per poco. Deve essere conosciute perché per altre cose. Il valore è monetario. Cosa? Non paga alla lunga spendere il proprio lavoro. Più lo svendi, più non ti cerca. No, Proprio poi questa vabbè. esperienza che io Eh sì. ho dal punto di vista personale, più svendi il tuo lavoro, più non ti cercano. No, Anche poi. perché
se fai un buon lavoro, alla fine il problema costo, il problema di quanto chiedere, il problema di quanto è già acceso, sì. Il problema di quanto chiedere si pone soltanto fino a che non viene riconosciuto un valore aggiunto al tuo lavoro. Nel momento in cui al tuo lavoro viene riconosciuto un valore aggiunto, il committente accetta più o meno qualsiasi cifra, perché gliel'hai data tu, perché ti ha scelto, perché sa quello che sei capace di fare. Sì, no, questo in linea teorica in linea teorica è anche valido, no? Forse anche nella tua esperienza, però poi cioè se arriva, guarda, sì, ti dico, arrivi a un livello assurdo. Sì, ho notato questo. Sì, però arrivi a un livello assurdo, perché tantissime volte ci sono sì. A noi stessi ci è capitato di lavorare per nomi che andavano ad arricchire quella famosa lista, ma poi praticamente lavorando magari per cifre ridicole, ma solo perché quel nome andava ad arricchire la lista dei clienti, lo fai e con questo d'ora, vabbè, non sto qui a streaming secondo a fare nomi. Secondo me si arriva anche ad un altro controsenso, che magari, allora ti parlo del settore grafico. Sì. Tu sei bravissimo magari a fare un logo e fai dei loghi bellissimi, quindi la gente viene da te e ti paga perché tu sei bravo a fare i loghi e fai dei bei loghi, ma magari quel logo gliel'hai fatto in 5 minuti, il cliente non lo sa, ma ti paga lo stesso molto di più di quanto pagherebbe un altro grafico che gli ha fatto un logo ugualmente bello, ma che magari se l'è lavorato per una settimana. Sì. E tecnicamente gliel'ha fatto meglio. Cioè, però, ti dico la verità, noi non veniamo... Questo cioè, è quello che ho notato io. Sì. Dunque, giù ora, vabbè, poi sento ogni caso, no, è diverso. Sì. Perché, per esempio, nel nostro caso, il discorso del tempo, noi non dobbiamo farci più di tanto... Cioè, non va tenuto più di tanto conto, perché sennò lavoro... sotto, cioè il bianchino che mi ha dipinto la stanza ha preso molto di più di quello che io prendo mediamente. Sì, ci credo. Un'ora al giorno. Cioè non che non sia un lavoro specializzato, cioè, perché ad esempio io se devo montare su una scala ho talmente paura che proprio paura, sto male, mi è successo, non posso montare sulle scale, sulle vertigini, che ne so, quando da giovane non mi succedeva, ora che sto vecchio mi succede che non posso fare sta cosa, quindi lui è specializzato anche in quel senso lì, io non lo riuscirei mai a fare, però cioè, la verità delle cose è questa, che allunga, oppure i tipografi prendono, se devono, hai visto, no? Anche te, se ti devono aggiustare loro un file prendono un sacco di soldi, che sì, sì. Messo accanto da tante volte di tanti lavori di grafica, dice cavolo, prende più infatti, il tipografo. Il paradosso è che adesso c'è il fritto misto di tutto, cioè chi stampa ti fa anche la grafica. Molto spesso il cliente fa fare direttamente a loro, cioè fanno tutto loro. Vabbè, sai, quello purtroppo... Però, vabbè, questo è anche giusto, l'importante è che poi uno la fa bene, però... Sì, poi qui il dibattito è anche molto più ampio, perché c'è chi dà la colpa... c'è tanta ignoranza prima di tutto, c'è la perdita assoluta. Noi ci piace, no? Tipo, sta su Facebook o al telegiornale o ai politici, gli piace di sta cosa del Made in Italy, del fare, questa scuola italiana che... Ma questa scuola italiana, appunto, si diceva prima, con i bambini... sta andando, non si sa dove sta andando, in che direzione sta andando, nel niente forse, o comunque era già nel niente, non lo so, cioè non trovo riscontro nella realtà, nessuno è dalla nostra parte in realtà, ecco questo mi confronto ad altri paesi, perché ad esempio sto lavorando tanto in America, cioè anche quando il discorso che noi a volte dicevo che la cosa della carta, noi è una scatola più grande, ma è una cosa che mi succede solo qui, che mi chiamano magari per fare, non per un mio disegno, ma per la tecnica. Cioè, non gli interessa nemmeno, ma mi capita che ci chiedono di fare, guarda, questa qui è l'illustrazione già approvata dall'art director, dal cliente, ce la fai di carta? No, perché non faccio quel lavoro. Non faccio quel lavoro. Ok, non guadagnerò, non avrò abbastanza soldi per pagare l'affitto questo mese qui, ma non me ne frega, non voglio fare quella cosa lì, vado a fare un'altra roba, se no. Penso no, che a un certo punto uno se lo deve... porre un paletto del genere, non che non sia gratificante fare una cosa del genere, però perché te qui non vuoi capire, già qui non si capisce la differenza tra tecnica e stile,
È lo stesso discorso anche che c'è nella grafica, cioè quanti gente ti dirà, se te ti chiama perché quel tuo stile e gli piace la cosa che fai, sei a cavallo, ma se no ti chiama perché ha bisogno solo del logo, esclusivamente di questa cosa, che glielo potrebbe fare davvero il nipote con il computer, no? Sì, decisamente. Io credo che il vantaggio di chi realizza una cosa molto più utilizzando la manualità è anche questo, cioè che è più facile riconoscerti un valore aggiunto a quello che fai, Sì, perché come hai detto tu, però è una. anche il dodicenne si mette sul computer e te Sì. lo No, fa benissimo, vabbè, cioè. abbastanza, però abbastanza, ci pensi, è abbastanza stupida questa cosa. È abbastanza stupida questa cosa qui, il fatto che si riconosca nella manualità, perché nel senso, se io mi metto davanti al computer, no, e ti faccio il finto papercut che te non te ne accorgi, Vabbè, è anche in quale complicato. punto della manualità, cioè, mi sfugge poi qual è il punto dove ero bravo nella manualità. Perché secondo me non è quello, il discorso dell'America che non ho finito, che ti volevo fare, è che in America mi è capitato tantissime volte di dire ma scusa non ho tempo, non te lo posso fare di carta, mi è stato detto un sacco di volte, non mi interessa il risultato finale, punto. Sì, e questo va benissimo, però tu lo sai fare, Sì, capito? ma è Cioè, bravo. conosco delle persone che sono in grado su Photoshop di ottenere gli stessi risultati, Sì. ma io, se conosco anche te, vengo da te che so che lo sai fare di carta, per me quello è un valore aggiunto. Io vengo da te perché ti riconosco riconosco un valore artistico nel tuo lavoro maggiore rispetto a quello che lo sa fare solo sul computer, no? Questo è come perché ne ho visti talmente tanti che sono capaci di fare cose molto carine anche sul genere di quello che ci hai fatto vedere tu. Me ne ricordo una in particolare che ho incontrato in un'agenzia che per se stessa non li vendeva, faceva dei wallpaper per i computer. Molto carini, sembrano veramente dei disegni di carta con tante texture che richiamavano molto il cartone, molto carini. Onestamente, io se dovessi scegliere, sceglierei più una persona che parte da una capacità manuale diversa, cioè, non so, è come. Secondo me un po' la differenza, via che mi sono accorto io, che era un po' anche l'obiettivo degli inizi, era, cioè, e che comunque vedo tantissimo anche in colleghi che non solo che lavorano nella carta, ma che lavorano anche con altre tecniche, e soprattutto con altre tecniche, è la forza del disegno che c'è alla base. È brutale da dire, però se bisogna passare, cioè bisogna Però spaccarsi sul disegno, come nel discorso del grafico, no? Ti devi spaccare a progettare loghi, ma veramente, anche per dire, per conoscere la tipografia, devi saper disegnare un font, no? Che sia a mano, che sia col computer, però cioè, diciamo, la base del disegno è quella che lavorare su due strade, su due livelli, disegno e concetto è quella che dà il valore aggiunto. La tecnica, tecnicamente, sono bravi tutti, cioè la pittura olio è una tecnica. Ma io mi ricordo dei fiamminghi perché ci sono dei quadri stupendi con dei soggetti stupendi. Poi potevano essere fatti anche a tempera probabilmente, piuttosto che a olio. Non lo so, via, è un po' quella la differenza. Poi si sconfina dall'illustrazione, si sconfina nella decorazione, poi c'è quello che fa più il lavoro artistico, cioè è tutta una cosa talmente vasta. Però il discorto che fate, secondo me, cioè la differenza sta lì, uno nella forza del disegno di uno e l'altro nella forza del decorativismo. Dipende che cosa, di cosa hai bisogno, sceglierai. Io mi aggancio al discorso di come quantificare Sì. il Ma livello ti dico, economico di lavoro. magari la rivista americana, no? Mi chiama e mi chiede, non mi chiede solamente, o la rivista italiana, anche perché per esempio quando lavoro col Sole 24 Ore è così, mi chiede una mia interpretazione dell'articolo, quindi cioè, il fatto che lo faccio di carta è una cosa in più perché è la mia tecnica. Ma è per Quindi quello che io dico, quella chiedo rivista al. americana ti ha chiamato perché tu ti sei fatto conoscere così. Sì, però Cioè, io chiedo vendi gli più. stessi soldi di chi non fa la cosa di carta, capito? Perché Sì, accettando il quindi non budget, ti ha che ne so, di un chiesto i ipotetico soldi, Sole 24 però Ore, sì. chiedo la stessa cosa. Cioè, se il budget lo dicono, ce l'hanno loro, pagano tutti così allo stesso modo, più o meno Quindi sì, la bravi, spesa fa diversa. o più o meno tecnicamente perfetti, più o meno che ci mettono. Io ci metto una cosa allucinante, loro gli serve l'illustrazione sempre in 3 giorni, io
è un disastro. Lo so, lavora di messa in pratica, però è così. Vabbè, poi è anche relativo, lavorare di messa, perché poi appunto col tempo impari a tralasciare un po' di cose che magari in altri momenti curi di più. Però quantificarlo davvero è complicato. Comunque, avete fatto una domanda più difficile che potevi fare, mi dispiace. Poi ne parliamo anche in separato, cioè anche oggi ne parliamo, perché magari ci sono anche altri esempi che ti possa fare che ne parliamo nel pomeriggio. Non ci sono altre domande, si continua oggi. Vabbè, se sono di nuovo sul budget, si fanno oggi pomeriggio così. No, perché è un discorso abbastanza lungo. Allora vi ringrazio. Ok, quindi concludiamo questa parte della mattinata destinata un po' alla teoria e quindi alla conoscenza di Maurizio Santucci. Quindi noi continueremo questo pomeriggio con, e domani con i workshop, con lo streaming, rinnoviamo, diciamo, l'appuntamento al prossimo workshop del 12 e 13 dicembre. Grazie Grazie a voi. Maurizio, buona giornata. Grazie.